Ciao a tutti, sono Stefano di 3D Render & Beyond. Oggi volevo parlarvi del workflow Metalness nella versione 5 di V-Ray for Cinema 4D, che ci offre un nuovo modo per riprodurre materiali metallici. È un metodo derivato da workflow PBR o Physical Based Rendering. Questo tipo di workflow non è più corretto di altri, è semplicemente più vantaggioso in quei casi in cui si dispone di risorse limitate, come nei game engine. Una delle principali differenze tra metodi tradizionali, che comunque sono basati sulla fisica, e il workflow PBR è nel come vengono descritte le riflessioni. In sostanza, nel PBR i materiali vengono distinti a monte in due categorie, conduttori e dielettrici, dove i conduttori sono essenzialmente i materiali metallici, mentre i dielettrici includono tutte le altre categorie. Ed è proprio il parametro metalness che fa da discriminante tra queste due categorie. Per capire la differenza col nuovo metodo, facciamo un passo indietro e rivediamo velocemente come creare i materiali in modo tradizionale. Come al solito mi servirò del mio set virtuale che riproduce il set reale che utilizzo per lo studio dei materiali. Molti sapranno già come riprodurre materiali metallici basici, basta inserire un diffuse nero, un alto indice di rifrazione e un colore per dare la tinta alla riflessione. In questo caso ho copiato il colore direttamente da un altro materiale. I più esperti invece saranno abituati a raffinare il setup per renderlo più congruente con la fisica. Questo si può fare basandosi su dati estrapolati da siti come refractiveindex.info. In base alle informazioni che questo sito mette a disposizione, si possono disegnare le curve di caduta dei metalli a seconda della lunghezza d'onda delle varie componenti R, G e B. Non mi dilungo nella descrizione di questo metodo, ma come potete immaginare risulta molto laborioso, sebbene garantisca risultati molto fedeli. Per fortuna, per automatizzare la cosa, sono stati introdotti plugin, nonché shaders OSL, dove inserire direttamente indici di rifrazione e coefficienti di estinzione dei vari metalli. I risultati ottenibili col suddetto metodo sono impeccabili, ma trovo che il metodo Metalness sia di base decisamente più semplice e pratico da utilizzare. Potendo contare su dati precalcolati, si arriva a produrre metalli perfetti e basati sempre sulla fisica in pochissimo tempo. Lado, che è lo sviluppatore capo di V-Ray, ci ha messo a disposizione una tabella utilissima con dati pronti per tutti i metalli puri, nonché il codice usato per estrapolare i dati dal sito refractiveindex.info per renderli digeribili dal workflow Metalness. Ma basta teoria, andiamo a vedere in pratica come creare un metallo con questo workflow. Partiamo dalla tabella di prima e scegliamo ad esempio materiale oro. Inseriamo le componenti RGB del diffuse. Lasciamo il colore speculare su bianco. Idealmente il parametro deve essere impostato a 1 per i conduttori e a 0 per i dielettrici. E inseriamo l'indice di rifrazione ricalcolato da Vlad. Fatto! In pochi istanti avete il vostro metallo pronto e fisicamente corretto. A prima vista il risultato potrebbe sembrare molto simile a quello ottenibile tramite un workflow basico, ma se li confrontiamo da vicino vediamo che il comportamento è molto differente sugli angoli radenti, dove il workflow Metalness risulta essere nettamente più preciso.
Naturalmente questo vi darà solo la base metallica, ma poi se necessario potrete intervenire per aggiungere vari effetti, a partire dal glossiness, all'anisotropia, eccetera. Già che il workflow ve lo consente, potrete creare materiali compositi senza passare per il blend material. Idealmente il parametro deve essere impostato a 1 per i conduttori e a 0 per i dielettrici. Questi due valori possono anche essere espressi con una scala di grigio, dove il bianco corrisponde a 1 e il nero a 0. Se ad esempio pensate ad un metallo verniciato con dei solchi da dove si intravede il metallo sottostante, vi basterà inserire una mappa per distinguere il comportamento metallico da quello dielettrico. Direi che per oggi è tutto. Ancora una volta vi ricordo che quanto visto è giusto per introdurre i nuovi strumenti della versione 5, ma direi vi permetterà di fare molto di più. Vista la grande richiesta, stiamo preparando un'enorme collezione di materiali specifici per V-Ray 5, a partire proprio dai metalli. Qui vedete qualche esempio. Se vi è piaciuto il video, iscrivetevi sui nostri social media, così da rimanere sempre aggiornati su nuovi tutorial e prodotti. A presto!